Eccoci qua, buonasera a tutti. Sono Daniele Bernardi per chi non mi conosce. Benvenuti alla 24esima edizione del Virtual Meetup Innoviamo la finanza con passione. Oggi abbiamo un ospite d'eccezione che lascio presentare Gabriele. Vai Gabri. Porca miseria, al volo così. Sì, vai. Ciao Ernesto, intanto ti vedo. Allora, io non voglio farvi le presentazioni solite stavolta, perché in realtà la settimana scorsa abbiamo chiacchierato mezz'ora e mi ha di fatto ribaltato la visione del mio mestiere, o del nostro mestiere, se possiamo dirla così. In realtà mi sono reso conto di aver perso 34 anni, 35 forse, da quando ho cominciato, perché in realtà non avevo mai codificato come lui in mezz'ora me l'ha fatto fare giovedì. Mia figlia, che non so se sta probabilmente connessa anche lei, ma non sa cosa le aspetta, penso dalla prossima settimana, quando riusciremo ad avere l'ufficio, diciamo così, in piena forza, perché abbiamo purtroppo una dipendente a casa col Covid, ma quando rientrano, io penso che questa slide, Ernesto, che ti faccio vedere adesso, se Daniele mi dà la possibilità di condividerla, Lo per puoi Ernesto, fare, lo puoi dopo, fare. per dirvi solo due cose velocissime, Ernesto vive in California, fa un mestiere fantastico, l'agevolatore di impresa. È qualcosa di paradisiaco, secondo me, cioè mi piacerebbe essere come lui, cioè proprio essere quello che agevola tutte coloro che hanno un'idea imprenditoriale a farla crescere, a farla attecchire, a farla crescere, a farla sviluppare. Ma cosa che mi aveva così interessato parecchio era, Ernesto, questa frase che in realtà ti ha dedicato un professore, penso, della Griffith University di Brisbane, dove ti descrive così, no? Con una frase mutuata da Edison, che adoperava con una costanza quasi, diciamo così, quotidiana, e dove diceva che tu sei l'incarnazione delle persone che per 1% ispirano e per il 90% lavorano per far cosa? Lavorano in maniera senza essere mai stanche per il bene e la crescita, la vera crescita della comunità. Se ti ritrovi in questa definizione che dava Paul quando chiaramente ti ha incontrato in Australia. E intanto buonasera, ovviamente. Ciao carissimo, ma certamente non mi sono fermato mai da quando ho avuto questa, diciamo, folgorazione che mi venne passata anche a me da un'altra persona, un economista inglese di fama internazionale, che quando era ragazzo mi ispirò e mi portò a cambiare il mio percorso. E quindi sono 40 anni che seguo con grandissima passione questa mia, diciamo, vocazione, che è quella di aver creato il medico di famiglia degli affari, una persona che vive nelle comunità, tra l'altro comunità spesso e volentieri poverissime. Io lavoro da 40 anni in alcune delle comunità al mondo più marginalizzate, però anche alcune delle comunità più ricche, e adesso lavoro con imprenditori in Africa. Questa mattina ho cominciato l'addestramento di tre agevolatori di impresa in Eswatini, che è la vecchia Swaziland, e fra 3 ore parlerò con una imprenditrice di Silicon Valley. Per cui ho fatto il circolo completo. Lavoro con i più ricchi e più poveri imprenditori al mondo da 40 anni in 400 comunità, e abbiamo aiutato a creare un 55.000 imprese.
Quindi è una vita passata tra gli imprenditori. Questa logica della perspiration, puoi raccontare? Successe perché i miei, quando lasciai l'Italia per andare a fare un dottorato di ricerca sullo sviluppo economico, io sono un appassionato di sviluppo economico, la mia prima tesi di laurea alla Sapienza di Roma fu una tesi in scienze politiche, però il titolo della tesi era il personale italiano per la cooperazione tecnica con i paesi in via di sviluppo, perché io già da quando avevo 21 anni lavoravo per uno di quegli enti idonei per la cooperazione tecnica con i paesi in via di sviluppo e una delle agenzie riconosciute dalla Farnesina e quindi a 21 anni ero già al lavoro in Zambia, poi Kenya, Costa d'Avorio, Algeria, Somalia. Quindi da giovanissimo cominciai questo lavoro in Africa e per rispondere alla tua domanda, i nostri progetti in Africa fallivano miseramente perché appena finivano i soldi e noi lasciavamo il progetto per andare in un'altra comunità, le persone, la gente locale abbandonava il nostro progetto e addirittura smontavano gli edifici che avevamo costruito, li adibivano a cose diverse, si portavano la lamiera ondulata sulle loro case, si prendevano i mattoni dell'edificio che avevamo costruito per allargare le loro case. E quindi per me, ragazzo giovane con una grande passione per lo sviluppo, io impazzivo a quest'idea che tutti i nostri progetti finivano malamente, e finivano malamente perché noi eravamo arrivati non invitati dalle persone locali, eravamo arrivati con la nostra idea di come svilupparli ed eravamo così innocenti, così naive da credere che siccome noi avevamo una tecnologia migliore della loro, logicamente una cultura, noi siamo italiani, crediamo moltissimo alla nostra ricchezza culturale, noi pensavamo che quando arrivassimo in Africa le persone locali sarebbero state entusiaste, ci avrebbero baciato i piedi perché gli portavamo la nostra... Abbiamo la presunzione creativa degli italiani, no? Sì, che poi è bellissimo il fatto perché io racconto in uno dei miei TED Talk, racconto che il nostro primo progetto abbiamo speso probabilmente l'equivalente in valuta odierna di almeno 10 milioni di euro per fare un progetto in Zambia dove insegnavamo alle persone locali a, diciamo, creare un sistema agricolo all'italiana. Gli abbiamo portato i semi, le sementi per piantare ortaggi e pomodori e abbiamo fatto questo lavoro incredibile su questo pezzo di terra meraviglioso e abbiamo piantato questi pomodori meravigliosi che sono cresciuti grossi così, tre volte la misura dei pomodori italiani, e appena erano maturi, pronti a essere portati sul mercato, una notte 200 ippopotami sono usciti dal fiume, sono venuti e si sono mangiati tutti i pomodori italiani. E noi siamo rimasti come scemi perché noi italiani non pensiamo mai che ci sono gli ippopotami. Certo. E gli ippopotami non erano venuti fino a quando l'odore dei pomodori maturi li ha portati fuori dal fiume, e quando sono venuti hanno fatto una distruzione completa. E quando abbiamo guardato le persone locali della Zambia, abbiamo guardato, questi ridevano come pazzi, perché questi sapevano sempre, avevano sempre saputo
che appena i pomodori sarebbero diventati maturi, gli ippopotami sarebbero venuti a prendersi. Beh, la presunzione. Gli abbiamo detto, poi gli abbiamo detto, ma gli ippopotami? E loro ci hanno detto sì, per questo non abbiamo l'agricoltura qui. E gli abbiamo detto, ma scusa, non ce lo potevate dire prima? E dice, ma voi ci pagavate? Ci pagavate per fare una cosa senza avere la consapevolezza che era assolutamente impossibile avere qualche cosa vicino ad un fiume come lo Zambesi che è pieno di ippopotami. E quindi tantissimi errori proprio di questa mancanza di ascolto. E quindi la mia carriera, quando ho detto che ho avuto questa, diciamo, questa folgorazione, fu proprio perché io lessi dopo un numero di crisi di questa natura, diventai piuttosto scoraggiato e una collega a Roma mi disse, guarda, io ho appena fatto una laurea in economia alla Bocconi, no, a Bologna, all'Università di Bologna, e questa è praticamente, lui ha detto, abbiamo letto questo libro di questo economista inglese, e Romano Prodi, che quando era professore a Bologna, aveva scoperto questo economista inglese che si chiamava Ernest Schumacher, e Ernest Schumacher aveva pubblicato un libro che venne tradotto in italiano nel 75, e questo libro si chiamava Piccolo e Meraviglioso, e in Piccolo e Meraviglioso c'era questa bellissima frase che diceva, se le persone non vogliono essere aiutate, lasciateli in pace. Questo dovrebbe essere il primo principio dello sviluppo. E per me fu una cosa pazzesca, fu uno schiaffo in faccia. Come? Se le persone non vogliono essere sviluppate? Che stai dicendo? Noi non chiediamo mai a nessuno se vogliono essere sviluppati. Noi arriviamo. Certo. Noi pensiamo che sia un dovere morale arrivare con la nostra tecnologia superiore. E quindi, ecco qui... un po' come le banche che presumono che... E beh, come tutti gli esperti che presumono che tutti quanti gli baceranno i piedi appena arrivano con la loro esperienza, quando in realtà l'esperto non ascolta mai quello che la persona vuole. Quindi il discorso per me fu veramente cruciale, fu il discorso quando presi quel libro Piccolo e Meraviglioso, arrivai a questa università in Sudafrica per fare un dottorato di ricerca sull'economia, sullo sviluppo economico, e dissi ai miei professori voglio, da ora in poi, voglio fare una tesi per vedere se è possibile fare lo sviluppo in risposta. Certo. E questo sviluppo in risposta lasciò i miei professori allibiti e tre di loro mi misero in una stanza e con una grande lavagna dietro di loro e mi dissero Sirolli, ma dimmi una cosa, tu dici che da ora in poi tu vuoi ascoltare le persone del luogo, capire quali sono le loro necessità, capire quali sono i loro sogni e tu vuoi aiutarli a realizzare le loro idee. È questo che vuoi fare? E questa è la tua tesi, il dottorato? Dico sì. Allora mi dissero, ma dimmi una cosa, secondo te, Sirolli,
chi ti inviterebbe? Una comunità ricca o una comunità povera? E io dissi, probabilmente una comunità povera, perché la comunità ricca non gli serve niente. Fa già quello che vuole avere. Esatto. Allora loro mi dissero, e chi vive nelle comunità povere? E io dissi, le persone. Che tipo di persona vive nelle comunità povere? E io non capivo perché... persone. E no, i poveri vivono nelle comunità povere. E quali sono le caratteristiche dei poveri? Disoccupati, non educati, non hanno le qualificazioni per essere occupati, vivono, sono marginalizzati. Probabilmente se la comunità è povera, è una comunità fuori dei mercati, lontano dai mercati, o è un ghetto cittadino che soffre di tutti i problemi che la povertà porta. Alcolismo, uso di droga. E tu, Sirolli, tu vuoi ascoltare loro. Ma sei pazzo? Loro non sanno come aiutarsi. Non sanno come aiutarsi. Tu vuoi aiutare loro. Dico, Sirolli dice, c'è soltanto un modello. Questo modello io l'ho fatto vedere a Daniele, gli è piaciuto. Allora ve lo faccio rivedere. Adesso se mi date... ecco, adesso... vi faccio vedere il disegnino che ho fatto vedere a Daniele qualche tempo fa. Adesso ve lo faccio vedere. Questi professori mi dissero, ma... ecco, adesso vi faccio vedere la faccina. Ecco qui. I professori mi dissero, senti, il modello è soltanto uno. Cioè, l'esperto, cioè la conoscenza che viene, che è dentro l'università, quindi la conoscenza è di quelli che sanno fare le cose. Nel nostro caso, nell'università abbiamo la conoscenza. E che cosa abbiamo? Abbiamo la conoscenza viene data all'esperto e l'esperto la porta al cliente. E questo succede in tutto il mondo, questo è l'unico modo. Quello che ha la conoscenza la porta al cliente. Tu, Sironi, che cosa vuoi fare? Io dissi, professore, il mio modello ha tre elementi. C'è la conoscenza. Invece di un esperto c'è un facilitatore. Quindi la conoscenza è la stessa. Invece di un esperto c'è un facilitatore e poi c'è il cliente. L'unica cosa che cambia nel mio modello è la direzione delle frecce. E la persona più importante non è l'esperto, la persona più importante è il cliente. Perché se il cliente non vuole l'esperienza che tu gli dai, che cosa puoi fare? Se invece il cliente vuole la conoscenza, perché il cliente ha un sogno, ha una sua volontà di imparare, di crescere, di migliorare, va dal facilitatore e il facilitatore gli va a trovare quello di cui il cliente ha bisogno, non solo all'interno di una università, ma la va a trovare con i consulenti, la va a trovare con colleghi, con altre persone che hanno la conoscenza specifica che in questo momento serve al cliente. La conversazione fu proprio su questo, sul cliente e sulla passione e l'interesse che il cliente ha per il proprio sviluppo.
E quindi la cosa divertente fu che i miei professori, e questa è la risposta a te, Gabriele, i miei professori mi dissero: provalo, noi non ci crediamo, noi non ci crediamo che tu puoi arrivare in una comunità povera, un ghetto urbano, e tu ascolti le persone del posto e trovi le persone che hanno i loro sogni di diventare meglio. E quindi sono 40 anni che 55.000 imprese in 400 comunità al mondo, dove io sto ancora dimostrando che c'è una cosa assolutamente universale, ed è l'istinto di tutti noi esseri umani sani a migliorare noi stessi e a diventare il meglio che possiamo diventare. Veramente bello. Gabriele, immagina che la cosa più straordinaria è che la prima cosa che il sogno di tutte le persone è prima migliorare le loro capacità di vivere, quindi sono sogni di avere di più, quindi di avere un tetto sulla testa, di avere la capacità di dar da mangiare alla famiglia. Questo è il primo sogno. Ma appena hanno la sicurezza che possono mangiare e che hanno un tetto sulla testa, si sviluppano un sacco di sogni che sono sogni che hanno a che fare con il rispetto della persona, essere rispettati, amati, sono bisogni di essere creativi, di vivere in comunità, di aiutare altri, sono dei desideri psicologici. Quindi io studiai la psicologia umanistica, per questo possiamo parlare di umanesimo finanziario, perché io sono convinto, quando ho conosciuto Daniele, quando ho cominciato a capire quello che voi fate nel vostro settore, il primo sogno è un sogno di democratizzare la conoscenza, ma non imporla dall'alto, ma avere questo enorme rispetto e ammirazione per la persona che voi siete. Quindi avere la capacità di ascoltare la persona che hai di fronte, capire profondamente perché Annalisa è Annalisa, perché qual è il sogno di Adriana, chi è Roberto, quali sono le loro veramente i loro desideri, qual è a che cosa, come possiamo aiutarli aggiungendo valore alle loro vite. E quindi il discorso è un discorso per me di tecnologia al servizio dell'umano e finanza, informazioni di finanza al servizio nostro, non come una imposizione dall'alto dove hai tre scelte perché qualcuno ha scelto, sono solo tre cose che tu puoi fare. Io invece sono molto più interessato alla tecnologia per democratizzare la possibilità per tutti noi di avere accesso a delle informazioni che ci diano libertà di scelta e sicurezza. Quindi Gabriele, questo è... posso parlare per sempre di questa avventura. Ci vorrebbe l'applauso adesso, però io devo sapere se Daniele vuole adesso interrompere prima che io vada avanti. Sì, volevo fare il sondaggio. Vuoi fare... Ok, fare perché sondaggio. Sai Ernesto, abbiamo questo leitmotiv del sondaggio che dobbiamo rispettare, se no il capo... Poi, anche perché poi penso sia di aiuto anche Ernesto a... continuare col discorso, quindi comunque molto bello Ernesto quello che hai detto. Un attimo che ti devo condividere. Come cavolo è andato te? Allora.
E comunque non era questo il problema per mia figlia e gli altri dipendenti, è un altro. Dopo lo vedrete, lo ascolterete. Aspetta qua. Daniele, allora, okay. Lo vedete lo sondaggio? Certo. Bene, allora ormai siete esperti e siamo in 80, quindi spero che tutti partecipino. Cellulare in mano, fotocamera e fate la foto del QR code. Oppure se avete il computer col browser, apritelo, scrivete slido.com e poi sul cancelletto mettete VMES. Andiamo con la prima domanda. Allora, quali strumenti avete per comprendere le esigenze dei clienti? Allora, questionario Pompian di finanza comportamentale 3.0, spero che ci sia Enrico qua collegato in suo onore. Strumento di pianificazione UNI 11402, ascolto i miei obiettivi basandomi sulla mia esperienza, questionario sulle sue esigenze, uso un software di ottimizzazione di portafoglio o non ho strumenti per comprendere le esigenze dei clienti. Siate sinceri, come solito, tanto è anonimo. E votate, votate, votate. Per chi non ha avuto modo subito col cellulare, può fare QR code che c'è a sinistra, poi apre la pagina e vota. Io dico. Tra l'altro, questionario artefatto dovremmo scrivere. Artefatto. Allora, siamo a 40, quindi la metà, come solito. Dai, ancora 2-3 e dopo passiamo alla domanda successiva. 43, dai, forza. Allora, il 44% ha detto ascolto i suoi obiettivi basandomi sulla mia esperienza. Il 37% questionare sulle sue esigenze, che non, spero non sia il MIFID, vero? Dovevo scriverlo in realtà. Questionare Pompian, vorrei sapere chi glielo ha dato perché non è ancora pubblico. Strumento di pianificazione, bene. Uso un software di ottimizzazione di portafoglio un po' meno e via. Andiamo con la seconda, via. Cosa determina maggiormente il tuo successo personale? Il brand di rilievo della tua banca, avere i prodotti migliori da collocare, comprendere le esigenze dei clienti o ridurre al minimo i costi che paga il cliente. Sì, vabbè, dai, siate onesti. Non rispondete alla domanda che sapete che è giusta, ma rispondete alla domanda che sentite vostra. Altrimenti vi faccio chiudere tutto il mandato dal vostro banca di rilievo. Quindi erano 42, 43 se non ricordo male, gli ultimi tre indecisi e dopo andiamo. Quindi qua in questo caso sta stravincendo comprendere le esigenze dei clienti, bravi. E il 17% ridurre al minimo i costi che paga il cliente, è onorevole. Il brand di rilievo della tua banca è comprensibile e avere i prodotti migliori da collocare, 5%, mi rendo orgoglioso che sia solo il 5%. E andiamo al terzo. Domanda è... In quale di queste tre aree vi sentite più forti? Allora, area tecnica, cioè prodotti e asset allocation, area commerciale, relazione col cliente, o area finanziaria, cioè monitorare i costi ricavi, stare attenti, fare diciamo il bilancio per il cliente. Bilancio aziendale. Bilancio aziendale, esatto. Quindi area finanziaria. Il problema è che non abbia messo la risposta che secondo me Ernesto voleva. Facciamo tutti e tre. È vero, è vero. No, ma qua bisogna essere
bisogna buttarsi in quello che, come dice Ernesto, se doveste fare tutto il giorno, 12 ore al giorno, solo quello, quale di questi tre fareste? Giusto, Ernesto? Certo. Bravo. Comunque, queste, è interessante anche vedere quanto la parte commerciale sia importante per questa categoria. Certo. E quindi... Allora, che abbiamo anche, non ci sono soltanto consulenti comunque online, perché ci sono anche degli, diciamo così, utilizzatori finali, cioè dei certo. clienti potenziali. Dei clienti. Allora, Gabriele, rimetti il tuo video perché si vedeva solo il tuo logo. Grazie del sondaggio. Io ritorno e ridò la parola a Gabriele che aveva, credo, un proseguio della presentazione prima di... No, più che la presentazione, io colgo la palla al balzo da questa ultima slide che è arrivata, no? Da questo ultimo sondaggio che è arrivato. Mm-hmm. Perché in realtà quello che mi ha cambiato la vita da una settimana a questa parte... e che mi fa svegliare di notte a prendere appunti per capire come riorganizzare il lavoro, penso che prima o poi, spero, alla fine di questo incontro, servirà un po' a tutti. Dunque, Ernesto ha una tesi che, che mi ha esposto l'altra settimana. Nel momento in cui tu hai una piccola impresa, come potrebbe essere quella di ciascuno di noi, esiste il principio del team minimo, cioè il team deve essere fatto almeno di tre componenti, altrimenti si crea casino e in realtà quello che si fa non è ottimizzare quelli che possono essere, diciamo così, i semi che in potenza potrebbero far generare piante straordinarie. A te, Ernesto. Sì, quello che vorrei, il modo come lo descrivo io è questo. Ognuno di noi è nato con un talento particolare. E questo talento è parte del nostro DNA. Su questo talento iniziale, ricordate che un cervello, il cervello è formato all'età di 3 anni e quindi il carattere è già, diciamo, fissato all'età di 3 anni, introverso e estroverso. Questo bagaglio che abbiamo ricevuto, questo dono che abbiamo ricevuto, si esprime è tutta potenzialità. E alcuni di noi sono stati incoraggiati a imparare a fare benissimo quello che amano fare. Se voi avete avuto successo nella vita è perché probabilmente siete riusciti ad allineare il vostro talento naturale con degli studi che avete fatto. Siete stati incoraggiati a diventare bravissimi a fare bene quello che amate fare. E cosa succede? Che tutti gli imprenditori che io ho conosciuto, e sono migliaia e migliaia di imprenditori negli anni, cominciano e diventano veramente appassionati perché si ritrovano a fare una cosa che loro adorano fare e imparano a farla molto bene. Questo è il momento dove l'idea della startup viene, perché hai una persona che è appassionatissimo di software, è un ingegnere, è un programmatore in gamba, o è un hacker, è un qualcuno appassionatissimo dei computer, e questa persona che passa 12-14 ore al giorno imparando a fare quello che ama fare, è affascinante. È come un insegnante che adora insegnare, che impara tutte le tecniche e ha queste classi di bambini che sono con gli occhi così perché adorano questo maestro o questa maestra. Quindi c'è la persona che comincia
con una enorme passione nell'area di competenza che si allinea con il loro carattere. Quando comincia un'attività economica in proprio, in 12 mesi, invece di fare una cosa meravigliosamente bene, fa 3 cose male. Perché? Perché non ha più il tempo di dedicarsi 14 ore al giorno a fare quello che adora fare, perché sta imparando a fare di corsa tutto quello che secondo lei o secondo lui si deve fare per mandare su un'attività economica. Quindi facciamo il caso che questa persona fosse bravissimo nella parte tecnica, dopo 12 mesi non ha più il tempo di fare meravigliosamente il prodotto, perché sta cercando di imparare a fare il commerciale e a badare ai soldi e a fare tutte le cose che sono assolutamente indispensabili per un'attività economica che vale. Quindi la bella persona diventa mediocre e diventa amatoriale, perché appena tu cominci a fare quello che non ti piace fare, lo fai male. Quindi immagina che tu hai una persona che è tecnicamente bravissima, ma che non ha nessuna facilità a parlare con le persone, a fare la parte commerciale, a perdere tempo a sentire le storie di tutte le persone che gli raccontano dei figli, delle figlie, dei compleanni. La persona che non ha nessun, che non ha l'orecchio per ascoltare le persone, non ha il carattere per fare il commerciale, che cerca di fare il commerciale. E cosa succede? Che appena questa crei una tua attività economica dove tu cerchi di farlo, venderlo, badare soldi, ti ritrovi a fare 3 cose male. Quello che noi insegniamo a tutti gli imprenditori che vengono da noi, diciamo: tu che cosa ami fare? Produrlo, questo servizio o questo prodotto. Ti piace produrlo, venderlo o badare soldi? Se tu potessi fare nella tua attività economica quello che tu ami veramente fare, che cosa faresti? E certe volte, quando raccontiamo questa cosa, la chiamiamo la trinità della gestione, troviamo persone che ci guardano assolutamente allibiti, dicendo: ma che cosa dici? Io non ho i soldi per pagare nessun altro. Io devo fare tutto da solo, perché non è un fatto di piacere, che no, è una sofferenza, so che tutti soffrono, io devo imparare a fare tutto. E allora noi gli raccontiamo che non esiste una sola biografia di un imprenditore di successo che abbia messo su un'attività economica da solo. Perché io ho fatto la ricerca, ho scritto un libro su questo, ho guardato la storia delle 100 aziende iconiche, le più importanti aziende del mondo, e ho studiato come sono nate. E nessuno era solo, Steve Jobs non era solo, Bill Gates non era solo, Richard Branson non era solo, Henry Ford non era solo, Enzo Ferrari non era solo. Enzo Ferrari non era solo, e io racconto la storia che la commercialista di Enzo Ferrari, quando Enzo Ferrari aprì la prima negozio che vendeva le Alfa Romeo a Modena, concessionaria
primo concessionario, la prima concessionaria di Alfa Romeo a Modena, la persona che gli faceva le finanze era la mamma. E nessuno in Italia sa questa storia, ma perché non raccontiamo la verità che Enzo Ferrari aveva la mamma che gli faceva le finanze? E quindi si crea una mitologia sbagliata che l'imprenditore è un genio che fa tutto da solo. Non è vero niente. Qui in America, cioè, si è creata questa mitologia su questi caratteri che sembrano fuori dal mondo, dei geni assoluti, ma nessuno racconta la storia di Steve Jobs che non sapeva fare la parte tecnica. La parte tecnica era Wozniak. E Wozniak gli disse a Steve Jobs: non voglio più vederti. Ci ha litigato. E Steve Jobs andò a parlare non con Steve Jobs andò a parlare non con Wozniak, che non voleva parlare più con lui, andò a parlare con i genitori di Wozniak. E in salotto dai genitori di Wozniak si mise a piangere cercando di convincere i genitori di Wozniak a continuare a lavorare con lui, piangendo, perché da solo non aveva niente. E adesso la Apple è probabilmente una delle società più quotate al mondo. Senza probabilmente. È la più grande. Immaginate due amici, e poi quando le persone dicono: ma io non ho i soldi per pagare, ma guarda che nessuno pagava nessuno, guarda che non ci vogliono i soldi per trovare un amico. Probabilmente voi sarete circondati in questo momento, vostro cugino è un commercialista, perché non chiede a vostro cugino di farvi un'ora al mese le finanze, in modo che voi vi potete concentrare a dare il servizio 12 ore al giorno, siete lì a fare quello che voi siete nati a fare. Umanesimo vuol dire riconoscere e inginocchiarsi di fronte alla bellezza umana. Voi siete bellissimi nell'area di competenza. Perché non fate quello a tempo pieno? Come mai, invece di fare benissimo quello che amate fare, diventare il meglio di voi stessi, voi passate tempo a fare quello che un professionista ci metterebbe un'ora a fare, per voi ci vuole un giorno? Se voi non amate il contatto con le persone, non mettetevi davanti nel negozio. Questa è la metafora che uso. Se voi le persone non vi piacciono, vi dà fastidio, non mettetevi dietro al bancone, perché vi si vede. Se voi non amate le persone, lo si vede, il cliente lo capisce. Io sono entrato in un negozio una volta e ho chiesto una cosa e quella dietro al bancone mi fa: adesso? Scusa, sei aperta, sei nel negozio, sei dietro il bancone, ti chiedo una cosa e tu mi fai: adesso? Ma scusa, se non vuoi, chiudi il negozio. Quindi cosa succede? Che io invito tutti a fare il progetto bellezza. Il progetto bellezza sono tre persone belle, una che la fa, una che la vende, una che va dai soldi. L'idea che voi siete in grado di fare più cose non è vera. Se voi pensate di essere capaci di fare più di una di quelle cose, prima di tutto, non ho mai incontrato nessuno al mondo che ami ugualmente farlo, andare a bussare a porte per vedere se c'è qualcuno che per caso volesse quello che voi avete, e avere una passione talmente, talmente tanta passione per il controllo e l'analisi finanziaria da essere obiettivi a quanto
il business sta in piedi. A quanto devi vendere e a quanto puoi offrire il tuo servizio. E quindi io dico che sono addirittura tre DNA diversi. E io parlo di voi e parlo delle vostre attività economiche dicendo c'è soltanto una istituzione che si avvicina a un'azienda e questa istituzione è il matrimonio. Il matrimonio sono il DNA maschile, il DNA femminile che c'è non... Marta, tu sai che c'è Marta, perché io l'ho vista. La vedo. Ti saluto. Non ti preoccupare, Alessio, questa storia l'ha sentita almeno 150.000 volte. C'è il DNA maschile e il DNA femminile che non si capiranno mai, ma se questi due DNA diversi che non si capiranno mai, se non si uniscono, la nuova vita non può nascere. È uno scherzo che ci ha fatto il Padre Eterno. Perché se questi due DNA diversi che non si capiscono, se non si uniscono, la nuova vita non può nascere. In un'azienda sono tre i DNA diversi. Il DNA di quello che ama il prodotto al punto tale da diventare maniaco, perché ci vogliono anni per sviluppare un qualche cosa di nuovo. Quindi se non hai la persona che veramente inventa un servizio nuovo o un prodotto nuovo, con tutta la passione che ci vuole per arrivare ad inventare un qualche cosa di nuovo, se non hai una persona che ama la gente, non il prodotto, questa è la confusione, se non hai una persona che ama le persone ed ascolta quello che le persone vogliono, non quello che tu vuoi vendere, quello che loro vogliono. E questa persona è una persona che può bussare alle porte 8 ore al giorno, tutti i giorni, col sorriso in faccia, perché tutti no, per una persona di mercato, per un commerciale, il no non è un'offesa. Per la persona di prodotto il no è un'offesa, per la persona di mercato il no è un dato. È un dato. E per molte persone di mercato, vedo Francesco Filacchioni qui, per le persone di mercato, il no è l'inizio della conversazione. Ah, signora, come mai no? Che cosa è che sta cercando invece? Ah, veramente lo vuole verde? Ah, ma noi sì, glielo possiamo fare verde. Quindi, il DNA della persona di prodotto, passione per sviluppo, inventiva. La persona di prodotto è un qualcuno che passa giorno e notte pensando a come creare un qualche cosa di straordinariamente bello. La persona di il commerciale, la persona di mercato, è quello che invece adora le persone e vuol capire quello che le persone vogliono. E torna in azienda dicendo, ah, ma lo sai che lo vogliono verde? Ma come lo vogliono verde? Sì, lo vogliono verde, ma no, non ci credo. Ti dico, ah, allora facciamo così, vendiamone il 50% verdi e 50% blu. Vediamo un pochettino. E fra un mese vediamo quale ha venduto di più. Quindi la persona di mercato è uno che torna con informazioni dal mercato. E poi la persona di finanza è quello che dice, signori miei, tu sei talmente entusiasta del prodotto che lo daresti a tutti gratis. Tu addirittura lo vuoi, vuoi avere i soldi per andare a spiegare al mondo che c'è questo prodotto, che lo diamo scontato. Io vi devo dire che questo non è un hobby, questo è veramente, per essere un'attività commerciale sostenibile, dobbiamo guadagnare. Quindi dobbiamo arrivare ad un vero costo, un vero prezzo, e dobbiamo capire che tipo di valore aggiunto possiamo dare alla gente. E quindi sono tre modi di vedere il mondo che, se non si decidono di lavorare insieme, se non hanno una visione comune, una direzione, una stella polare, questo noi vogliamo, Diamond Partners, noi vogliamo diventare questo,
per il mondo e per i clienti. E sono tre personalità diverse che vanno in quella direzione. Però è una direzione, è il nord, una direzione dove il team va, trova poi qual è gli inglesi lo chiamano the low hanging fruit, dov'è il frutto più facile da raggiungere, e cominci dal frutto più facile da raggiungere e poi diventi più esperto, più capace di penetrare e di farti conoscere e di conoscere mercati diversi. Quindi questa è stata la mia teoria tutta la vita, e il fatto che noi siamo riusciti a creare tantissime imprese di successo è perché tutte le nostre imprese non sono guidate da un imprenditore solitario che rischia di smettere di essere attraente perché non è più appassionato di quello che ama fare, invece nel nostro modello, appena la persona viene in contatto con noi, gli facciamo questo, quello che ho fatto a Gabriele in due minuti dicendo a Gabriele che cosa ami fare, prodotto, mercato, finanza. E se io lo facessi a voi qui in linea, se io chiedessi a Roberto, a Massimo, tu che cosa sei nato per fare? Se tu potessi fare solo quello che tu ami fare nella tua azienda, che cosa faresti? Un altro modo di fare la domanda, che è terribile, è questo. Il giorno migliore della tua vita professionale, quanto hai guadagnato? Il giorno più bello della tua vita professionale, raccontami che cosa hai fatto. E io ho avuto persone che mi hanno detto: il giorno più bello della mia vita, io ho chiuso un contratto da 10 milioni. E allora gli ho detto: ah, bravo, quanti giorni l'anno tu chiudi contratti da 10 milioni? E lui disse: mi è successo solo una volta nella vita. Perché? È come dire ad un atleta: raccontami il giorno più bello della tua vita. Oh, io ho vinto i 100 metri alle Olimpiadi. Quanti altre medaglie hai vinto? Ah, io ne ho vinte tantissime prima di quello. Ah, allora vuol dire che tu sei sempre un atleta che fa solo i 100 metri di corsa. Tutta la tua vita ti sei specializzato a fare quello. È vero che tu hai vinto la medaglia d'oro, ma hai vinto tantissime altre medaglie. Io chiedo alla persona: tu hai fatto 10 milioni? Sì. Quanti altri contratti multimilionari hai fatto? Perché ricordate che voi siete al meglio quando fate benissimo quello che voi amate fare. Per essere in quel momento devi essere nella zona. Come, c'è la the zone. Come si dice in italiano? No. Si dice the zone. È così. L'atleta che sta facendo meravigliosamente bene quello che ama fare e quello che ha il corpo per fare, capito? Cioè, e il tutto viene insieme. Quanto tempo noi passiamo durante la settimana, quanto tempo noi passiamo in quella zona dove stiamo facendo il meglio di quello che sappiamo fare nella nostra area di talento e competenza. C'è stato uno psicologo americano che ha calcolato quanto tempo la persona media in una settimana passa nella zona, nella in sua quel foto? Momento di grazia. Ok. E sono 9 minuti la settimana. 9? Solo? 9 minuti la settimana noi stiamo facendo meravigliosamente bene quello che amiamo fare
al top della nostra preparazione tecnica. E in quei 9 minuti siamo straordinari. La gente ci guarda a bocca aperta dicendo: tu cosa? Tu sai fare quello. Che cosa facciamo il resto della settimana? Il resto della settimana cerchiamo di fare tutto quanto quello che non sta funzionando bene. E stiamo cercando di imparare a farlo. Cerchiamo di imparare di fare al volo quello che non ci riesce bene, quello che non fa parte del nostro bagaglio culturale e personale, caratterizzante. Quello caratterizzante, noi non, perché stiamo facendo male quello che odiamo fare. Ed è un fatto culturale, io penso, perché vi ricordate quando eravate a scuola da ragazzi? Alcuni soggetti vi riuscivano facili, altri era la morte. Allora, cosa succedeva quando voi eravate bravissimi in matematica, ma odiavate il greco, odiavate il latino, odiavate il francese, odiavate la ginnastica, odiavate gli altri soggetti? Che cosa ti dicevano? Ti dicevano: non me ne importa niente se tu sei bravissimo in matematica, devi imparare tutti gli altri soggetti per avere la sufficienza, se no ti bocciamo. Se tu sei una ragazza americana, californiana, che a 16 anni è la migliore studentessa di matematica in tutta la scuola, le scuole qui hanno 1200, 1800 studenti, tu sei la più brava, sei portata, sei bravissima in matematica, sei qui in California, hai 16 anni, che cosa fanno i tuoi genitori? Ti dicono di smetterla di studiare matematica per imparare le lingue, per imparare composizione. Ti tolgono dalla scuola, ti danno un professore di matematica privato, in modo che tu a 18 anni, 16 anni, a 17 anni, 18 anni, entri all'università, perché puoi entrare all'università per il merito di essere bravissimi in matematica, all'età di 21 anni hai un dottorato in matematica a Stanford, e sei onorata per la tua capacità in matematica. Cioè, l'eccellenza, e questa è una storia senza nome, però adesso vi faccio un nome che voi conoscete, e voi, per farvi capire un pochettino una cultura diversa dalla nostra. Io ho studiato, ho fatto le medie, i licei a Roma. La cultura italiana la conosco, mi sono laureato alla Sapienza. Quindi la cultura italiana, io sono italiano, la conosco. La cosa straordinaria quando vivo in America da 25 anni è capire se ci sono delle componenti culturali diverse. E la storia è... che vi voglio raccontare è del giovane Steven Spielberg. Steven Spielberg, come sapete, è il regista di film uno dei più famosi, certamente uno dei più di successo finanziario al mondo. Nella storia dei registi, Steven Spielberg è il regista che ha avuto più successo finanziario. E la storia è di Steven: a 16 anni i genitori gli regalarono una Super 8
Vi ricordate quelle piccole macchine da ripresa? E allora Steven si innamorò di fare questi filmini, tra l'altro tutti, con tutti i suoi amici, con il papà, creavano questi film, lui li filmava, era diventato appassionatissimo. E Steven andava ancora a scuola, andava al liceo, e allora Steven si portava la telecamera. E un giorno è lì a scuola con la telecamera e la professoressa parlava e lui filmava la professoressa che stesse parlando. Mentre parlava, allora la professoressa si ferma e gli fa: a Steve, tu e la tua macchina da ripresa, fuori, fuori dalla classe. Mi sono stufata, basta, fuori. E allora Steven, 16 anni, tornò a casa e disse alla mamma: mi ha buttato fuori dalla stanza perché usavo la telecamera. E allora, che cosa avrebbe fatto tuo padre? Che cosa avrebbe fatto tua madre? Io so che cosa avrebbe fatto mio padre, perché lo fece quando mi buttarono fuori classe. Mio padre mi massacrò, mi fece ritornare a scuola, chiedere scusa, portare i fiori alla Madonna, avevamo l'altarino in classe, ancora mi ricordo i garofani che dovetti portare in classe per farmi riaccettare essere. La madre di Steven Spielberg andò a scuola il giorno dopo, come una pazza. Acchiappò l'insegnante, la portò di fronte al preside e disse al preside e all'insegnante: lasciate stare in pace mio figlio! Mio figlio ha scoperto una passione. Quanti dei vostri studenti hanno una passione? E voi volete distruggere la passione di mio figlio? Ditemelo adesso perché io lo tolgo dalla scuola, lo tolgo dalla scuola io. Come vi permettete? Volete? Ha trovato una passione. E quanto è rara questa cosa. E voi volete che mio figlio smetta di avere la passione per la telecamera e fare i film? Lui è diventato Steven Spielberg. Che cosa ci hanno insegnato i nostri genitori? Non fare lo scemo. È vero, assolutamente vero. Quindi io penso che c'è un qualche cosa che noi dobbiamo rivalutare, ed è questo: dobbiamo volerci un po' più bene, dobbiamo accettarci un po' di più. Non c'è niente, assolutamente non c'è niente di sbagliato in quello che è dentro di noi, perché noi ci sono stati dati dei doni, e i doni sono dei doni di personalità. E che cosa ne facciamo se noi costantemente, ecco, se noi non facciamo quello che siamo nati per fare, è come tradire la nostra natura. E quindi a livello umanesimo, e torniamo al perché sono stato invitato oggi. Io sono stato invitato oggi perché io ho detto delle cose che erano in sintonia con il pensiero di Daniele, che ho conosciuto socialmente attraverso Zoom, non ci siamo mai conosciuti di persona. Ed era questo di essere affascinati dai bisogni delle persone, dalle idee delle persone. Sono sempre le persone, i desideri delle persone che creano un mercato nuovo.
E quindi quando Daniele ha capito che io ero assolutamente entusiasta del pensiero innovativo, io credo che esista soltanto un'autorità, e quell'autorità è il mercato. Noi siamo le persone più potenti al mondo, non il re, non il papa, siamo noi. Noi decidiamo per le nostre scelte che tipo di prodotto e di servizio saranno di successo. Siamo noi che abbiamo inventato la blockchain. Non dall'alto, non un'autorità. Siamo noi, e siamo noi gli uomini, le persone normali, che hanno inventato tecnologie per la nostra liberazione. Che poi queste tecnologie vengono agguantate dai governi, dalle banche, dalle corporazioni, noi cercheremo sempre di sfuggirne, perché c'è questo bisogno enorme di indipendenza, di creatività, di libertà. E noi siamo noi i più potenti, è il mercato, siamo noi collettivamente. Ricordate, collettivamente non c'è nessuno che sia più intelligente di tutti noi. Non esiste nessuno che sia più intelligente di tutti noi insieme. E quindi questo grido per la libertà individuale è anche questo, mi stai commuovendo con tutti questi messaggi dei miei maestri, perché mi stai facendo rivedere chi sono alla base del pensiero della psicologia umanistica. E sono, come tu vedi, Maslow era di origine tedesca, Adler austriaco. Siamo il pensiero europeo umanista, tra l'altro di Maria Montessori, l'influenza anche degli italiani importantissima in questo pensiero. Ecco, vedi, Carl Rogers, delle mie ispirazioni, è questo uomo che è Carl Rogers, che era l'inventore della nuova forma di psicologia, di counseling, di aiutare le persone. Parla appunto di liberazione dell'individuo per diventare il meglio di se stesso. Quindi il mio pensiero è un pensiero che dice: diventate, conoscetevi meglio, abbiate il coraggio di fare benissimo quello che amate fare, circondatevi di persone che fanno meravigliosamente bene quello che voi non amate fare. Formate questi team, che sono tre persone di grande bellezza, e avrete un'azienda meravigliosa. La bellezza, io per bellezza, per me è la bellezza interiore, di persone che hanno il coraggio di dire al mondo quello che amano fare, e poi imparano a farlo benissimo. Si circondano di persone che li complementano. E non a caso... Scusa se ti fermo qua, solo per fare, per riportarci un attimo sul terra terra, noi italiani, no? Siamo amanti di calcio, oggi sapete purtroppo che è morto Maradona, stasera abbiamo però Inter-Real Madrid, ma la cosa importante è questa, il ruolo. Tu fai una bella metafora col calcio, che secondo me, al di là del rispetto per le signore presenti, che magari sono più tifose di noi tante volte, però fai una bella metafora che secondo me si aggancia molto bene al ragionamento che stai facendo. Non puoi, anche se tu fossi Pelé, non puoi giocare da solo contro 11 persone. Quindi dovete capire che il mondo degli affari è uno sport di squadra. Gli affari non si fanno da soli, è uno sport di squadra. Tu puoi essere bravissimo, ma non ci riuscirai mai a giocare da solo contro una squadra affiatata.
Quindi spesso e volentieri io mi ritrovo con delle persone che mi dicono: ma come mai il mio competitore ha tanto successo? Eppure lui non è così intelligente, è come preparato come me, però guarda che successo che ha. E io gli dico: ma tu lo sai chi c'è dietro a quella persona? E le persone guardano me dicendo: oh Ernesto, ma vedi Marta? Io senza di Marta non sarei neanche qui. Perché senza Marta, che è la mia compagna, mia moglie, ma anche la persona che complementa il mio carattere, io non avrei nessunissima capacità di organizzare e di organizzarmi e di avere i contatti che io ho. Quindi io da sempre io applico a me stesso quello che io insegno. Siamo sempre stati una squadra, siamo stati sempre un team. E la cosa divertente è che voi siete circondati da persone capacissime alle quali voi non avete mai dato responsabilità o non avete mai neanche pensato che la persona più adatta ad aiutarvi è una persona che già conoscete nel vostro circolo di amici, un qualcuno che vi rispetta, un qualcuno che vi ammira, un qualcuno che voi non avete neanche pensato di coinvolgere. C'è un'altra cosa che mi ha fatto specie. Ah, scusa Daniele, vuoi... No, sì, scusa. Volevo agganciarmi a questo, Ernesto, per due concetti. Il primo è che noi abbiamo creato Open Finance per dare o il prodotto o il mercato, fammi dire, il prodotto alla M, cioè il commerciale, o il mercato a chi fa prodotto, no? Certo. Perché, il ruolo del consulente, quando non ha la mandante, i manager, la mandante che fa il prodotto, i manager che spingono a vendere il prodotto stesso, il consulente, tra virgolette, autonomo, indipendente, si trova da solo e quindi si trova un po' spiazzato a cercare di fare tutto nel nostro mondo, di fare i portafogli, di cercare i clienti, di fare le fatture, no? E questo lo limita nello sviluppo, nella prosperità. E noi ci siamo, abbiamo preso questo come la piattaforma digitale, come facilitatore per aiutarle, no? Poi, certo, proprio per questo, e a me è piaciuto moltissimo lo schema che hai fatto prima, quindi ti chiedo un attimo di riprendere la lavagna. Sì. L'abbiamo condiviso questo, quindi io e Ernesto lo sappiamo, però il modello che lui ha fatto suo, cioè invertire il flusso, no? Invertire il flusso, quindi dalla... Lo faccio vedere adesso, guarda. Bravo, esatto. Magari lo spieghi, puoi spiegarlo tu perché sei anche più bravo e tra l'altro... hai condiviso la nostra visione, no? Sì. Cioè, se noi mettiamo nella parte sopra, invece della prima C, la B di banca... Sì, no? Aspetta un attimo che te lo faccio. Ah, bravo, fai tu, vai. Io assisto. Allora, guarda, qui c'è la banca. Ok? Sì. Sulla E c'è il promotore, il consulente, diciamo. Consulente. Sì. E sulla C c'è il cliente. Che, sì, è il cliente. C cliente. C'è. Allora, questo è il modello che da sempre praticamente vince, cioè domina nel mondo della distribuzione dei servizi finanziari. C'è la presunzione della conoscenza di sapere qual è il prodotto giusto per il cliente, no?
Ma questo si chiama anche push. Questo è un modello push. Bravissimo. Cioè un modello dove si spinge il prodotto. Il prodotto viene ideato qui e viene spinto sul mercato. Esatto. E invece questo modello è il pull. Il modello che attira. Quindi hai il cliente, hai il consulente che diventa un facilitatore di servizi e di esatto. prodotti esatto. e che ascoltando quello che il cliente vuole, la domanda va al vostro consulente finanziario che diventa un facilitatore che va a trovare prodotti e servizi dovunque questi esistano, giusto? Soluzioni, esatto, quindi, bravissimo. Quindi potrebbe essere la banca c'è ancora, certo, ce n'è non solo una, ma ce ne sono molte di banche dove l'indipendente può andare a cercare prodotti e servizi adatti a questo cliente, giusto? Esatto. Però dimmi qui, chi altro c'è? Qui c'è... Noi per dire con Open Finance siamo una delle possibili soluzioni esatto. di questo modello, però e non vogliamo essere l'unica, no? Però il concetto è noi facciamo da, tra virgolette, facilitatore al consulente a trovare le soluzioni per il cliente. Quindi certo. in questo modello il cliente è il più importante, no? Certo, questo è il più importante, è di fatto il motore, il perno su cui si muove. Certo, certo. Nel senso che questo modello è push e questo modello è pull. Pull viene dal cliente che viene attirato a voi attraverso il trust di questa persona. Come consulente finanziario voi create la fiducia, il cliente viene da voi dicendo ho queste esigenze, mi aiuti a trovare una soluzione. Esatto. E quindi Diamond è qui, ci sono tantissime possibili soluzioni per portare poi al cliente quello che è il cliente. Ma il pool, tra l'altro, questo pool, invece di spingere, attirare, ve ne vorrei parlare un attimo, perché la persona da veramente studiare si chiama John Hagel, H-A-G-E-L, John Hagel, che ha scritto un libro, The Power of Pull, il potere di attrarre. Il potere di attrarre si basa su un concetto molto interessante che si chiama, in un certo senso, creare una forza gravitazionale intorno a voi talmente forte che le persone vengono attratte a voi. Cioè, invece di andare a spingere il vostro prodotto e forzarlo, come noi facevamo con gli zambiani, gli abbiamo forzato la tecnologia di imparare a piantare e a coltivare i pomodori, quello è push. Noi arriviamo e ti facciamo vedere, anche se tu non te ne importa niente, ti facciamo vedere come si coltivano i pomodori, perché siamo convinti che tu poi sarai bravissimo, e poi gli ippopotami escono fuori. Ma quello è push, spingere. Invece il marketing fatto con il sistema di attrazione è molto diverso e si basa sulla vostra capacità. Eccolo qui, The Power of Pull. Come il sottotitolo è come delle piccole manovre fatte bene possono creare, mettere attivare dei grandi cambiamenti. Questo power of pull vuol dire che tu crei il tuo proprio centro gravitazionale.
ti fai conoscere come una persona bella, siete un bel team che fa delle cose belle e la gente comincia a, prima come succede intorno ai pianeti, intorno a gli oggetti prima cominciano, sono attratti, cominciano a circolare intorno a voi fino a quando arrivano. E quindi il discorso che a me piace moltissimo, ad esempio, quello che stanno facendo a Diamond, è il discorso, ecco questo, banca, consulente, cliente, passione, facilitatore. Ecco, quello di sopra è push, quello di sotto è pull. Quindi voi diventate, diciamo, attraenti ad altri che stanno cercando un qualcuno con il quale parlare dei loro bisogni, dei loro... ad esempio, tantissime persone stanno pensando, ma devo... che faccio? Investo in oro? Investo in Bitcoin? Io ad esempio ho avuto per tanto tempo, avevo questa curiosità, però non sapevo con chi parlare veramente, perché fino a quando non conosci qualcuno di cui ti fidi, non vai a parlare dei tuoi bisogni di investire, non vai a parlare di soldi con persone che non conosci. Quindi è importantissimo, secondo me, per voi avere delle persone che hanno la passione per le persone. Il vero commerciale per me è una persona che non parla del loro prodotto, ma è un qualcuno che crea una serie di eventi, di attività, di conversazioni che vi fanno conoscere la vostra bellezza, e le persone cominciano a essere attratte e cominciano a venire da voi per fare un discorso che è un discorso che serve a loro. Quindi io penso che in questo momento, ad esempio, di Covid, quello che abbiamo fatto con un gruppo di amici è farci conoscere. Quindi conversazioni internazionali con... Io non vedo l'ora che venga domani sera ormai, eh? Infatti, ecco, se c'è... coinvolto anche in questo. Domani... ci sono... pochi di nostra Raperico qui stasera anche. Sì, ho visto Francesco. Francesco, vediamo, ho visto Cristina. Sì. Noi abbiamo ogni giovedì sera alle 18 ore italiane, c'è un invito aperto a chiunque volesse venire. E trovate, siccome facevamo questo aperitivo in linea, l'abbiamo chiamato un apericall. Questo apericall troverete, se volete, un sito, si chiama apericallers.com. Marta, perché non metterlo in chat? E questo apericallers.com, siete invitati, se volete venire a conoscerci, è un gruppo di persone, di amici imprenditori che da 40 settimane, ogni settimana si incontra, abbiamo degli ospiti, ci raccontiamo un pochettino cosa facciamo, e poi la conversazione può andare in direzioni verso l'amministrazione, verso progetti specifici, ma insomma ci divertiamo, ci siamo tenuti compagnia, abbiamo fatto delle grandissime amicizie, ma il discorso è questo: è noi siamo innamorati delle capacità umane. Siamo assolutamente e curiosi di che cos'è il tuo dono, chi sei, che cosa sai fare al meglio di te. Perché queste sono per noi, e questa è la bellezza di cui, secondo me, Dostoevsky parlava. Dostoevsky disse: solo la bellezza ci salverà. E molte persone non capiscono di che cosa stia parlando, come la bellezza ci salverà.
Secondo me la bellezza è proprio il meglio di noi. Il meglio di noi che è un dono. Essere in grado di avere, di cominciare a guardarsi non con sospetto, non con gelosia, non con mancanza di fiducia, ma cominciare a guardarsi dicendo: ma tu che ami fare? qual è la tua passione? E in queste conversazioni abbiamo scoperto che, tra l'altro, appena tu dici quello che ami fare, trovi la persona che dice: oh mamma mia, ti riesce facile fare quello, per me è impossibile. E noi stiamo cercando sempre quello che dice: ma quello è facile, come facile? Per me è impossibile. E quindi quando tu trovi una persona per la quale la tua impossibilità è facile, è come trovare il compagno a scuola per cui gli era facile fare la matematica e ti passava il bigliettino. Ma io lo adoravo, il compagno che mi passava il bigliettino. Ma per lui quell'esame era talmente facile. Io avevo dei compagni a scuola che riuscivano a visualizzare una curva di una funzione quadratica, loro la vedevano la curva. Ma quale curva? Io gli dicevo. Ma che vedi? Loro vedevano le formule, per loro diventavano visibili. Per me era una impossibilità. Però io poi li aiutavo, li difendevo nel campo sportivo. Capito? Io facevo cose per far vincere la squadra che loro non sapevano fare, e quindi ci si aiutava. Ecco, quello che noi facciamo in questi apericolt, noi ci aiutiamo, ma ci aiutiamo basati su quello che ci riesce facile. Il momento che una persona di prodotto, che sa fare solo il prodotto e che non ci capisce niente di commerciale, gli facciamo conoscere i veri commerciali che dicono: ah, senti, ma io conosco qualcuno che ti possa aiutare. Ecco, questo è il nostro... Capisci perché andiamo bene io e Daniele d'accordo, no? Lui ha la parte tecnica e io cerco soltanto di applicarla. In realtà ho tanta strada da fare, ma tanta. Però... guarda, giusto, dopo passiamo un attimo alle domande perché siamo quasi in chiusura, perché noi di solito facciamo un'ora e mezza. Daniele, scusa un attimo, una cosa, che tutto questo discorso che faceva Ernesto, sì. Un concetto volevo ancora estrapolare perché forse serve a tutti. Sì. Lui l'altro giorno, un'altra delle cose che mi ha sconvolto, non so quanti poi di questo ne siano coscienti, era questa frase che mi hai detto. Sì. È assurdo, cioè a pensare che noi ci troviamo col 60% degli amministratori delegati della Silicon Valley che sono stranieri, vuol dire che c'è qualcuno che effettivamente sa ed è cosciente che il suo vicino di banco, di qualsiasi razza sia, ha il bigliettino da passargli. Certo, ma poi perché vedi, il problema è che... ne parlavo perché si parla di della provincialità di tante aziende meravigliose italiane che sono dell'italiano nell'italiano medio, diciamo. Sono monoculturali, per cui è molto difficile andare a vendere prodotti in giro per il mondo, anche se sono i prodotti più belli del mondo, se non hai un commerciale che parla lingue diverse, che conosce culture diverse. E quindi io penso che il nostro... vi racconto un fattarello vero per spiegarvi di che cosa voglio dire. Ho un amico italiano, Roberto Bonzio, che è un giornalista che è di Reuters, il quale andò a vivere con la famiglia a Silicon Valley quando i bambini erano 14-16 anni, credo che avessero i figli, per fargli vedere il mondo, per portarli a Silicon Valley, per fargli vedere come lavorano questi americani. E
da quel giorno, molti anni fa, sono quasi 20 anni che Roberto Bonzi organizza e porta gruppi di imprenditori italiani a Silicon Valley e gli fa vedere, gli fa respirare quell'aria. E ad esempio il fattarello che ti ho detto, 60% di amministratori delegati sono stranieri, lui gli fa vedere con mano che quando va a Silicon Valley trova italiani, francesi, tedeschi, indiani, un grandissimo numero di indiani, ingegneri, amministratori bravissimi tra l'altro, che ti aprono un mercato da 1 miliardo di persone, che l'India c'è 1 miliardo di persone. Quindi immagina un po', tu immagina avere un amministratore delegato di una divisione della Piaggio che è indiano. Le Piaggio dove sarebbero vendute? Invece adesso fanno le repliche della Piaggio in India e in Cina. La nostra Lambretta viene fatta in Giappone, in Cina. No, perché le repliche e non quelle vere? Quindi, mi hai toccato nel vivo. Io ho lavorato 7 anni in Aprilia prima di passare in finanza, no? E Aprilia ha vinto qualcosa tipo 50 titoli mondiali, no? Nelle varie categorie. E quando sono andato via dall'Aprilia faceva il 70% del fatturato in Italia. E io sta roba qua la odiavo. E dicevo, ma perché voi non andate all'estero, vincete, vi conoscono in tutto il mondo e il 70% del fatturato fate in Italia. Era assurdo, semplicemente. Con Roberto Bonzio, lui portava, adesso no, per il Covid non può, però lui portava ogni anno, almeno 2 o 3 volte l'anno, gruppi di 10, 15, 20 imprenditori italiani a Silicon Valley a fargli respirare quell'aria. E mi raccontò che una volta nel gruppo c'erano 2 imprenditori veneti, i quali quando sono arrivati in California, circondati da 20 italiani, imprenditori di vari paesi, di varie regioni italiane, questi 2 imprenditori veneti hanno avuto talmente uno shock culturale a Silicon Valley che si sono messi a parlare il dialetto veneto stretto solo fra loro 2. E per una settimana hanno parlato solo in dialetto veneto, chiudendosi addirittura dagli altri 18 italiani. Sono stati talmente impauriti da quello che hanno visto e scioccati dalle opportunità, possibilità, quanto è grande il mondo, quante cose si possono fare, che si sono richiusi. E lo sapete quante volte io ho sentito di aziende che lavorano nel Triveneto? Il Triveneto. Ma perché non vi spingete in Toscana? Fate un atto coraggioso! Un'altra regione! Ma perché solo il Triveneto? Porca miseria! Possibile! Solo il Triveneto! Ma perché avete paura di parlare italiano invece che veneto stretto? Perché solo il Triveneto? E poi vi lamentate che l'industria italiana... Ma come? Invece di vendere al mondo, un paese poi è un paese di esportatori che diventa geloso dicendo oh no, 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 dobbiamo comprare solo prodotti italiani fra di noi. Come solo prodotti italiani? Non lo dite al mondo che voi comprate solo i prodotti italiani, perché siete un paese di esportatori. Se noi smettiamo di esportare, siamo morti. Noi dovremmo aprire braccia. Immagina avere... Allora crea delle divisioni. L'Aprilia dovrebbe avere una divisione Asia con un CEO della divisione Asia che era indiano. Esatto. Ma purtroppo è vero, la,
il responsabile commerciale non parlava inglese e quindi... quindi ma, no, no, ma... i vostri ragazzi, tra l'altro, i vostri ragazzi italiani che sono meravigliosi, che sono disoccupati, parlano inglese. Sono disoccupati, parlano inglese, parlano... Io ho dei ragazzi e delle ragazze italiane che sono messi in contatto con me che parlano quattro lingue. Quattro lingue, hanno studiato all'estero, sono bravissimi. E quindi io penso che è soltanto un fatto di liberare la nostra mente, e il modo di liberarla è prima rispetto per voi stessi. Dare a voi stessi permesso di fare quello che amate fare. Perché se voi siete diventate vittime di voi stessi, vi siete chiusi in una gabbia, perché cercate di fare tutto e siete vittime di voi stessi, e come fate voi a liberare altre persone? Io vorrei, Gabriele, se tu te la sentissi, vorrei che tu ci leggessi a tutti una poesia. Si chiama La nostra più grande paura. È di è stata quotata da Nelson Mandela quando è diventato presidente del Sudafrica, ha quotato questa poesia della Wilkinson. L'hai trovata, Gabriele? Certo. Allora, leggila a tutti, la mettiamo poi, la mia provocazione per tutti voi è di leggerla ai vostri figli. Leggete questa poesia ai vostri figli. Gabriele, leggicela un po', La nostra più grande paura. La nostra paura più profonda non è di essere inadeguati. La nostra paura più profonda è di essere potenti oltre ogni limite. È la nostra luce, non la nostra ombra, a spaventarci di più. Ci domandiamo, chi sono io per essere brillante, pieno di talento, favoloso? In realtà, chi sei tu per non esserlo? Siamo figli di Dio. Il nostro giocare in piccolo non serve al mondo. Non c'è nulla di illuminato nello sminuire se stessi, cosicché gli altri non si sentano insicuri intorno a noi. Siamo tutti nati per risplendere, come fanno i bambini. Siamo nati per rendere manifesta la gloria di Dio che è dentro di noi, non solo in alcuni di noi, in ognuno di noi. E quando permettiamo alla nostra luce di risplendere, inconsapevolmente diamo agli altri la possibilità di fare lo stesso. E quando ci liberiamo dalle nostre paure, la nostra presenza automaticamente libera gli altri. Bellissimo. Questa è una poesia umanista che tra l'altro ha riferimenti anche religiosi, e io vi posso garantire che quando ho portato questo messaggio in giro per il mondo, io ho avuto il presidente di una università islamica in Indonesia che mi chiamò ad una riunione con il suo comitato accademico, ed erano tutti seduti per terra, vestiti di bianco, tutte persone di altissimo livello, e mi dissero che avevano accettato con piacere il mio discorso agli studenti, perché ho presentato a tutti gli studenti dell'Università di Surabaya in Indonesia questo discorso sull'imprenditorialità fatto facendo bene quello che ami fare. E lui mi disse: ci è molto piaciuto quello che hai detto, perché il
tuo messaggio è di fare quello che ami fare è nel Corano ed è il messaggio dell'Islam. Ed ero in California, ero in Florida e ho fatto una presentazione in un albergo, un grande albergo della Florida, ad un gruppo di persone, e questa persona è venuta da me, ha detto: ma tu vai in giro per il mondo dicendo questo? Dico sì. Allora lui mi prese e mi portò all'ingresso dell'hotel con tutti i miei colleghi e tutti intorno per vedere che cosa doveva fare questo con me. E quest'uomo, che era vestito con un vestito grigio, con una camicia bianca abbottonata senza cravatta, quest'uomo mise le mani sulla mia testa e cominciò a cantare, facendo pregare, cantando, e mi dette una benedizione ebraica. Lui era un rabbino che ascoltò la mia presentazione e mi disse: questo è quello che noi vogliamo insegnare ai giovani. Quindi io mi sono ritrovato nella mia vita a raccontare questa cosa, e io ho avuto una benedizione buddista nel Nepal. Quindi io penso che esista un livello di umanità, una storia collettiva, dove tutti quanti noi sappiamo che non diventare il meglio di noi stessi è un peccato. È un peccato. È un peccato quello di non fare benissimo quello che amiamo fare. Quindi lavorare di gruppo, complementare le nostre capacità, creare dei team che sono straordinari, per portare innovazione e bellezza a persone che disperatamente le stanno cercando. Grazie Ernesto, con queste parole ti ringrazio infinitamente, sei stato almeno da parte mia un grande, spero anche per gli altri. Voglio dire alla comunità che sono orgoglioso che Ernesto Ciroli è diventato nostro strategic advisor per il nostro progetto e che condividiamo insieme, no? E ci sta dando un sacco di suggerimenti, condividiamo insieme che non vogliamo lasciare nessuno da solo nella consulenza e nel lavoro per dare il meglio ai clienti, che noi proponiamo un modello di business che è l'inverso di quello diciamo mainstream, diciamo, che oggi domina, che è push, e vogliamo mettere in condizione tutti quelli che vogliono fare i facilitatori, che questo termine mi piace, del cliente nel trovare le migliori soluzioni per lui, che non sono uno specifico prodotto, ma magari sono una serie di servizi, una serie di soluzioni che ovviamente noi non possiamo dar tutte, ma che però rappresentano un nuovo modello di sviluppo economico a cui noi crediamo fermamente, che con tutte le nostre forze cercheremo di portare avanti perché il modello vecchio è finito. Il modello vecchio non va più bene, non è più adeguato, secondo noi. Allora, alla fine di questa chiacchierata con Ernesto, devo dire la verità che ho rivalutato. Io ho una pagina, diciamo così, di introduzione al lavoro, in cui avevo messo una frase e mi vergognavo anche di pubblicarla. La frase è questa, vediamo se riesco a fartela vedere. Allora, vediamo un po'. Dovrebbe essere questa. In realtà la pubblicavo... No, non l'ho mai pubblicata ancora, perché la frase era una frase di Alice nel Paese delle Meraviglie che diceva, Alice chiede, mi dice che strada devo prendere? E la risposta è dipende, più che altro
da dove andare, quello che gli ha risposto il gatto matto, ovviamente, no? Allora, dopo questa sera, l'idea è che forse la pubblico. La devi pubblicare, perché è l'unico, è l'unica cosa da dire ai nostri ragazzi, e scoprire se stessi è la cosa molto più importante. Io ho delle persone di 40 anni che mi dicono: io non ho nessuna passione, io non so veramente, non ho mai scoperto amore per niente. E la cosa è tragica, perché vuol dire che ogni volta che lei diceva ai genitori voglio fare quello, gli dicevano fai la stupida. Ah, certo. È il momento in cui siete, perché è impossibile dare la passione, ma è facile distruggerla. E quindi a me piacerebbe moltissimo che voi, umanesimo vuol dire rispetto per l'uomo, e quindi io vorrei che voi riusciste veramente ad avere questo momento di riflessione dicendo: ma io perché sto cercando di imparare a fare quello che non mi piace, quando io sono bravissima a fare quello che amo fare? Perché io sono diventato una vittima di me stessa, obbligandomi a fare cose che mi danno fastidio, che non so fare? Perché ho scelto la mediocrità all'eccellenza? Qui, guarda, qui, se c'è una cosa che dovete capire degli americani, è che loro lavorano in squadra, lavorano sempre in squadra, e quando lavorano in squadra si trovano e si cambiano, se le cose non vanno bene. Cambiano, bravo. Cambiano. Qui, quindi, culturalmente, non sono geni, assolutamente no, anzi noi siamo molto più geniali. L'italiano d'artista, l'artigiano italiano è geniale, però è solo. È solo, e quando muore scompare tutto. Non c'è la capacità di passare, di creare aziende che sopravvivono l'individuo. E i nomi delle nostre aziende sono tutti nomi di famiglia. Ferrari, Lamborghini, Gucci, Armani, è bellissimo questa cosa, parla del genio familiare, però sono pochissimi poi questi nomi di famiglia che rimangono per i secoli. E quindi io vorrei incoraggiarvi a ritornare ad essere voi stessi. Comunque penso che dovete fermarmi, perché se mi lasciate parlare io parlo per sempre. Una volta dei giornalisti mi chiesero di parlare, messero un registratore dicendo parla pure e poi editeremo quello che dici. Io parlai per 16 ore. Tra l'altro penso che dovete anche mangiare voi, perché vi abbiamo... Quindi è ora di tra l'altro, è quasi ora di pranzo per noi. Allora ringrazio Ernesto, rinnovo a tutti l'invito a partecipare domani sera, se volete, e trovate il link su apericolors.com. Io lo faccio quasi sempre quando posso, dall'inizio, e è fantastico. E lì sì, si va avanti fino alle 8:30 senza problemi, e anche 9 spesso. E ringrazio tutti, ci vediamo tra 15 giorni, se non sbaglio il 9 dicembre, e intanto grazie a tutti, e spero che questo evento sia una riflessione che porti tutti noi a una maggior collaborazione, valorizzando il meglio di tutti noi, ognuno con le proprie capacità. Grazie anche da parte mia a tutti, grazie infinite a Ernesto, saluto Marta ovviamente, che pazientemente è stata con noi. Ernesto, sei un'illuminazione, conseguentemente dovrei portarmi nelle giornate, nelle settimane, nei mesi a venire. Ciao Marta, grazie per l'invito. Ma in Africa com'è finita con gli ippopotami? Storia con gli ippopotami. Abbiamo buttato 10 milioni. Il governo, noi,
il governo italiano, quindi noi tutti italiani, facendo, ma sai, abbiamo buttato miliardi in Africa, arrivando con dei progetti non appropriati. Pensa che ancora non c'è nessuno che fa lo sviluppo in risposta in Africa. Siamo ancora gli stessi arroganti, tutto il mondo arriva in Africa per dire agli africani cosa fare. Nessuno ha la decenza di stare zitti e chiedere che cosa ti serve che ti possiamo dare dall'Italia. E abbiamo 1 miliardo di persone davanti a noi che abbiamo imparato ad odiare perché non abbiamo mai conosciuto personalmente. Quando io ti potrei portare in dei villaggi africani dove abbiamo messo su 90 imprese in 12 mesi e vi farei innamorare dell'intelligenza e della capacità di queste persone. E siamo i perfetti partner commerciali per 1 miliardo di persone che ci adora perché non siamo stati colonialisti. Noi abbiamo un mercato alle nostre porte da 1 miliardo di persone, il 70% sotto i 30 anni, e lo stiamo ignorando perché non parliamo inglese. Non è vero, un sacco dei nostri figli parlano inglese. Quindi secondo me c'è proprio una mancanza di conoscenza, e poi non c'è il rispetto delle persone africane. Perché il momento che noi, che ascolti loro, ti rendi conto quanto siano belle, e ci sono tutti, belli, brutti, onesti, disonesti, in ogni cultura. Ma la bella persona africana che ti dice, ma tu sai fare questo? Come no? Ma ti immagini che cosa potremmo fare noi, italiani, in Africa? Quindi, ma è un altro discorso. La prossima volta. Ciao Massimo. Sì, grazie. Ecco, la prendiamo come... come una promessa. Grazie, Ernesto. Ciao. Ciao a tutti. Ciao.